Salve, grazie di esserci. C'è un principio di ingegneria navale che funziona così. Un'imbarcazione non affonda anche se una sua parte dovesse subire una falla nello scafo con conseguente allagamento. È il principio di compartimentazione di cose, ambienti, persone, flussi di visitatori e pazienti che ispira la stessa organizzazione, la stessa gestione dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo. Quando sentite parlare di percorsi sporco-freddo, significa questo. Significa separazione, significa anticipazione, pianificazione, calcolo del rischio di contagio e quindi separazione. E il mantra è il verbo del direttore generale del Policlinico Riuniti, Vitangelo Dattoli, non solo, come dire, il suo verbo, evidentemente, ma è una verità che poi è assolutamente contraddetta dal racconto che facciamo quotidianamente. Pensiamo al caso di gastroenterologia. Anche lì Dattoli, come dire, sparge sicurezza, garantisce sulla massima regolarità e la massima divisione ed efficienza del percorso, e invece le testimonianze dal di dentro, medici, infermieri, dicono altro, raccontano di confusione, di commistione, raccontano di pazienti che entrano in una maniera ed escono in un'altra maniera, negativi e quindi positivi, raccontano di dispositivi di protezione razionalizzati, contingentati, che non consentono quella separazione netta che servirebbe in quei percorsi, e il disastro che ne consegue. Personale medico-infermieristico in quarantena, personale ridotto a gestire naturalmente turnazioni massacranti e quindi qualità della cura e dell'assistenza che va a farsi benedire. Ma la cosa che più colpisce è anche questo, perché se dovesse essere vero, determinante, questo principio di separazione, beh, allora è evidente, come dire, che una soluzione era già bella e pronta per l'uso, ed era la soluzione che con molta modestia ci permettemmo anche di suggerire, di consigliare, dopo 2-3 settimane di lockdown, fine marzo, ponemmo il tema. Ma, caro Dattoli, abbiamo quel bel edificio tutto colorato, in grandi vetrate, ipertecnologico, modernissimo, che è il DEU, il Dipartimento per l'Emergenza ed è Urgenza. È bello pronto, lavori consegnati, efficientissimo, spostiamo lì tutta la gestione del Covid, spostiamola lì. Evitiamo appunto che magari nelle vecchie strutture del policlinico possano convivere spazi, impegni, attività, spettri complessivi di funzione dedicati sia all'emergenza Covid che ai ricoveri ordinari. E invece la confusione ha regnato evidentemente sovrana. Ricordo che ponemmo il tema, ricordo anche voci isolate della politica, l'europarlamentare Elena Gentile, la consigliera regionale Rosa Barone, una postazione sempre più debole di cittadinanza attiva come il Tribunale per i diritti del malato, che posero il tema, che ci sembrava, ripeto, di ordinario buonsenso, insomma di logica, nient'altro che questo. In 9 mesi non ci sono state risposte, ancora adesso non ci sono risposte. Due considerazioni finali, secondo noi, appunto, servono. La prima è questa: raccogliamo testimonianze, sfoghi, racconti drammatici di come stanno le cose al Policlinico Riuniti. Domani leggerete anche un'altra storia incredibile di quello che è accaduto ieri e l'altro ieri al pronto soccorso. Ebbene, sono testimonianze, come dire, secche, dirette, senza filtri. Testimonianze che in altri tempi magari passavano attraverso organizzazioni di rappresentanza di interessi, per esempio i sindacati non dicono nulla, ma nulla, è incredibile tutto questo, o meglio non è incredibile, che cosa hanno da dire? Hanno già avuto tutto quello che potevano avere dal management dell'azienda, cioè posti di lavoro, hanno gestito posti, sono, come dire, ricattati. Evidentemente, perché probabilmente hanno ricattato in passato anche loro, e quindi in questo gioco di veti incrociati è evidente che il loro disinteresse è assoluto e sovrano rispetto alla disperazione di chi lavora ogni giorno.
di chi rischia di perdere appunto la salute, magari la vita ogni giorno. Disinteresse assoluto, funziona così. Seconda considerazione, è la politica, è il ceto decisore allargato. Possibile che non sia stato posto in questi mesi con forza, con urgenza, con determinazione dalla politica, dal ceto decisore più largo, al manager venuto da Bari il tema, ma lo utilizziamo quel DEU? Lo utilizziamo quel Dipartimento per l'emergenza e urgenza, sì o no, visto che è bello e pronto? Poteva essere una battaglia, come si diceva un tempo, in modo molto altisonante, una battaglia di territorio, trasversale, aperta a tutti i contributi. Zero, porto zero. Nulla di tutto questo. Nessuno di quel ceto decisore, di quella presunta classe dirigente che abbia detto a Vitangelo Dattoli, caro manager, non sei all'altezza. Caro manager, ci sono già sin troppe morti, sin troppe persone morti, morte che hai sulla coscienza. Torna a casa, lascia questo posto.